È nato nel 2003 il concorso, è stato ideato dalla mia predecessora, e io l'ho condotto l'anno scorso, cioè organizzato e condotto l'anno scorso e questa è la mia seconda edizione. C'è un'infinità di lavoro perché le selezioni vengono fatte in tutta Italia. Mm-hmm. Ci sono una madrina per regione, anche se alcune regioni sono accorpate perché hanno un numero inferiore di drag queen. E quindi ci sono 14 concorrenti, una ventina di madrine perché alcune sono in coppia oppure in tre, così. Un'infinità di giornalisti, giuria, sponsor, insomma. Le concorrenti si sfidano con una prima parte che è legata essenzialmente all'immagine, quindi c'è proprio una sfilata. E lì ci sono tra le voci da valutare appunto il look, l'idea, l'autopresentazione, eccetera, eccetera. La seconda parte invece è l'esibizione vera e propria e quindi lì c'è l'interpretazione, il playback. La drag queen più che altro deve essere una estremizzazione della donna. Bisogna essere proprio l'estremo, l'eccesso, proprio perché è spettacolo. Non ci interessa assomigliare ed essere scambiati per una donna, ci interessa richiamare l'essenza del femminile, richiamare la bellezza della donna che può accessoriarsi decisamente più di un uomo e quindi essere già spettacolo solo con la propria immagine.